Dunque, il premio Dubito nasce nel 2013, a un anno dalla morte di Alberto Dubito. Si è suicidato a 21 anni. E Alberto Dubito era un poeta e rapper abilissimo a mischiare questi campi. Con i Disturbati della Quiete ha sperimentato tra i primi in Italia la spoken word, la spoken music, dei generi appunto a cavallo tra la poesia e musica. E questo premio vuole valorizzare le esperienze simili che accadono in Italia. Un premio con cadenza annuale, aperto agli under 35, e questa è la sesta edizione, aperta fino al 31 luglio 2018. Basta mandare 3 brani per partecipare, una super giuria giudica e sceglie 4 finalisti che si sfidano dal vivo al Cox 18, il centro sociale qua vicino, ogni dicembre di ogni anno. E è un premio che negli anni appunto sta fotografando la scena di poesia che sperimenta con la musica, quindi è un valore unico in Italia, forse anche in Europa, nel mondo, in questa disciplina. Ogni 2 anni c'è il premio Dubito internazionale alla carriera, che premia dei poeti che nel corso della loro vita si sono distinti in questa disciplina. Il primo l'ha vinto nel 2016 Ismael Reed, che è un afroamericano che ha militato tra l'altro anche nei movimenti per l'emancipazione diciamo, dei neri in America, e ha sperimentato con grandissimi jazzisti già dagli anni 50 del secolo scorso, ed è venuto a Venezia per la premiazione appunto alla sua veneranda età a ricevere il premio. Quest'anno, nel 2018, l'ha vinto Raul Zurita dal Cile, un poeta che ha subito le torture, che ha inciso i suoi versi nel deserto dell'Atacama e che sperimenta con un gruppo rock il genere della spoken music. Quindi questo premio è altrettanto importante, vuole premiare delle esperienze alla carriera rispetto al premio Dubito, che è per gli under 35. L'opera di Alberto Dubito è stata pubblicata innanzitutto da Agenzia X nel 2012, postuma, raccolta in Eravamo Giovani Stranieri. Questo libro sta girando tantissimo, si può scaricare online gratuitamente. Quest'anno è uscito nel febbraio del 18 Santa Bronx per editore Squilibri. E Santa Bronx inaugura la collana Canzoniere, che sarà una collana appunto dedicata alla poesia con musica, e la prima uscita è questa, ed è una diciamo un best of dell'opera di Alberto Dubito e dei Disturbati della Quiete, che raccoglie appunto 13 tra le loro canzoni. Infatti il libro è accompagnato da un CD e dalle illustrazioni di Claudio Calia, quindi è un libro che contiene testo, immagine e suono. E inaugura, ripeto, la collana Canzoniere, che d'ora in poi pubblicherà molte di queste esperienze. Hanno deciso di partire con Dubito perché è l'esponente più forte in questa disciplina.